Ciao a tutti amici e amiche di Sino del Capricorno, bentrovati in mia compagnia, grazie per esserci sempre. Vi ricordo che ho aperto anche il mio profilo TikTok, il Tagoman, quindi vi invito se vi va ovviamente a iscrivervi anche sul profilo di TikTok. Lasciatemi un like, un commento e un feedback, iscrivetevi al canale attivando le notifiche attraverso la campanella in alto a destra. Siamo qui oggi per conoscere le vostre previsioni per la settimana che va da lunedì 27 giugno a domenica 3 luglio 2022. Benissimo, cominciamo a capire le energie di insieme di contorno. Essere in attesa di qualcuno o qualcosa, carta 55. Ho già poi selezionato altre tre carte. E poi, per la sfera generale, nessuna dipendenza. Ok, allora, qui prima di tutto siete in attesa che si smuova una situazione. Smuova un qualcosa anche nell'approccio con una o più persone. Siete in attesa anche di un risultato, siete in attesa anche di raggiungere un traguardo, siete in attesa anche di diciamo attirare voi una o più persone. Ok? Quindi ovviamente qua bisogna capire anche quello che state vivendo in questo periodo. Qui c'è un cambio di direzione. Infatti sarete maggiormente disponibili ad accettare in maniera positiva questi cambiamenti, ma dovete solamente avere fiducia maggiormente in voi stessi. Quindi probabilmente siete di fronte a un bivio, siete di fronte a una scelta importante per la vostra vita, ma è importante cambiare direzione. Quindi se in alcuni casi siete in attesa di qualcuno, di qualcosa, ma questo qualcuno o qualcosa non arriva, le carte vi dicono: bene, vuol dire che è venuto il momento di fare magari un dietrofront, di cambiare anche direzione. Ok? Quindi non dovete solamente attendere, ma dovete anche cercare di agire. Ok? Ora, state attraversando anche, attraverserete un momento di blocco emotivo. In alcuni casi, magari c'è qualcosa che non sta andando nei vostri rapporti amorosi, di amicizia, anche dal punto di vista lavorativo, ma anche dal punto di vista familiare. Quindi state vivendo anche una sorta di ferita emotiva. Non è detto che questa ferita emotiva la vivrete durante questa settimana, ma magari è qualcosa che vi portate già da tempi passati. Però anche in questo caso è bene cercare di guardare e fare proprio un cambio di prospettiva o di direzione, ok? La cosa però positiva è che vi spingerete oltre i vostri limiti. Avete capito che dovete uscire dalla vostra zona di sicurezza e vi sentirete comunque vivi e la vostra autostima aumenterà a dismisura. Questo è molto importante, è un mood giusto per affrontare comunque le sfide della vostra vita. Ok? Ora un'altra cosa positiva è che qui non siete dipendenti da nessuno o da ovviamente altre situazioni. Quindi ovviamente le dipendenze non sono solamente dipendenze dal sesso, dal gioco, dall'alcol o quant'altro. Possono essere anche dipendenze anche sessuali oppure anche nei rapporti con altre persone, però qui non sarete dipendenti da nessuno, ok? Quindi questo è molto importante. Il fatto che non vi farete troppo condizionare dalle contingenze o condizionare da altre persone, vi spingerete e rischierete, vi metterete in gioco. Vi metterete in gioco anche dal punto di vista emotivo, in modo tale da cercare proprio di affrontare questo blocco emotivo attraverso anche proprio uno sguardo nuovo, attraverso anche proprio un cambio di direzione. Ok? Poi, per l'amor di Dio, per qualcuno il fatto di essere in attesa di qualcosa o anche di altre persone. Sì, è importante, però non fossilizzatevi su quelle persone che magari non vi possono donare nulla. Ok? Benissimo, vi ricordo che queste sono energie generali, quindi non posso vedere per tutti, per quello vi invito a optare per i miei consulti privati di cartomanzia. Vi aspetto sempre qui su Tarot Man. Ciao a tutti, alla prossima!